Come essere motivati, come mantenere la motivazione alta e non mollare mai. In questo video vi darò alcuni trucchetti per farlo e a fine video vi dirò una cosa che personalmente mi ha cambiato la visione di tutto quanto. Ciao ragazzi, io sono Branf e in questo canale mi occupo di finanza personale, crescita personale e investimenti. Vi ricordo che ogni giorno alle 13 su questo canale esce un nuovo video, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervene nemmeno uno. Poi, se volete supportare il mio duro lavoro e far sì che questo video venga visto da più persone possibili, lasciate un like. Adesso vi dirò alcune cose che mi hanno aiutato tantissimo nel non mollare a perseguire i miei obiettivi, anche a fare un video al giorno su YouTube come sto facendo, un video al giorno su TikTok, su Instagram. Qualsiasi obiettivo abbiate, questo video vi aiuterà a non mollare. Per prima cosa, ricordatevi sempre che siete solo a un passo di distanza dal vostro obiettivo. Per esempio, il mio obiettivo è quello di far crescere questo canale e far sì che moltissime persone in Italia abbiano a cuore argomenti come la finanza personale, la crescita personale, riescano ad investire qualche risparmio e abbiano delle gioie. Questo è il mio obiettivo e mi renderebbe molto molto felice raggiungerlo, e già lo sto raggiungendo nel mio piccolo, ma se vediamo più in grande vorrei raggiungere molte più persone con cui condividere questa mia passione. E nel mio caso, dove carico un video al giorno, devo pensare, devo credere che il prossimo video sarà quello vincente, sarà quello che mi farà fare il botto. Dovete sempre pensare di essere un passo dalla vittoria, essere un passo a raggiungere il vostro obiettivo. Per esempio, il prossimo video, magari anche questo che sto registrando ora, potrebbe fare 100.000, 200.000, 300.000 visualizzazioni e portarmi davvero tantissimi iscritti. L'unico modo per saperlo è quello di continuare e andare avanti. Un'altra cosa a cui pensare per non mollare sono i soldi. Quanto vorreste raggiungere i vostri obiettivi finanziari? Pensate a cosa fareste con quei soldi, come li investireste, come la vostra vita e quella delle persone che vi sta accanto migliorerà se raggiungete quegli obiettivi che vi siete prefissati. È inutile mentirci, i soldi al giorno d'oggi nel nostro mondo dove viviamo sono importantissimi, e non è un male pensare a guadagnare e a fare soldi. Il fatto che sia un male pensarlo è solo un paradigma che abbiamo, che ci è stato tramandato dai nostri genitori, ma in realtà non è affatto così. Pensate ai soldi che vorreste raggiungere, ai vostri obiettivi finanziari, e pensate alla vostra situazione attuale. In questo modo sicuramente non mollerete così facilmente. Dove vi vedete fra un anno, due anni, tre anni se non mollate i vostri obiettivi? E invece pensate al fatto che li avete già mollati, avete già mollato il perseguire i vostri obiettivi. Dove sarete tra due, tre anni? Farete quello che vi piace oppure sarete frustrati? Ricordate, è meglio pentirsi che avere rimpianti. Un'altra cosa che non mi fa mollare, che potrebbe non far mollare nemmeno voi, è quello di pensare che la crescita è esponenziale. Qualsiasi obiettivo state perseguendo, ricordatevi che più si va avanti e meno sarà faticoso. Posso farvi l'esempio di YouTube. Molti di voi sicuramente conosceranno anche per sentito Casey Neistat. Casey, per raggiungere 500.000 iscritti, ci ha messo 5 anni, e invece per raggiungere 1 milione di iscritti ci ha messo 5 mesi. Ha fatto 500.000 iscritti in 5 mesi. Quindi non mollate e pensate a questo. Dovete pensarlo un po' come un interesse composto. Aggiungete un piccolo gradino, una piccola cosa, vi avvicinate sempre di un pochino al raggiungimento del vostro obiettivo, e man mano questo pochino diventerà gigante. Una frase che mi motiva un sacco e che non mi fa mollare è: se vuoi avere una vita difficile, fai qualcosa di facile. Se vuoi avere una vita facile, fai qualcosa di difficile. Se il vostro lavoro è durissimo e per raggiungere i vostri obiettivi state sprecando un sacco di energie, potrebbe essere che è la strada giusta. Ovviamente dovete lavorare prima con intelligenza, quindi non è che se fate per esempio i muratori o un lavoro di fatica allora state raggiungendo i vostri obiettivi finanziari solo perché state facendo il lavoro duro. A meno che il vostro obiettivo non sia fare il muratore, di solito fare un lavoro del genere non vi porterà a raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Quindi sì, lavorare duro ma con intelligenza, e se stai lavorando con intelligenza e stai vedendo che comunque ci vuole impegno e il lavoro è duro e non lo farebbero tutti, allora sei sulla strada giusta. Un'altra cosa che ti può motivare è guardarti intorno. Quanti stanno facendo quello che stai facendo tu? La risposta sarà sicuramente pochissimi. Quindi continua sulla tua strada e non riportarti al livello degli altri. Non mollare e pensa a quanto vantaggio hai rispetto a chi non
non fa niente. Poi devi apprezzare il viaggio. Abbiamo detto prima di pensare all'obiettivo, alla fine, quando arriverai alla fine. Ok, questo va bene, ma non ti assillare troppo. Deve piacerti pure il viaggio, devi avere passione per quello che stai facendo. Se fai un qualcosa solo per raggiungere un obiettivo, ma quel qualcosa che stai facendo, quindi quella parte del viaggio che stai percorrendo, non ti soddisfa, non ti rende felice, allora non durerai molto. So che questo video sembra molto motivazionale, molto campato per aria, senza senso, ma ragazzi, queste sono le cose che mi stanno tenendo motivato e che so che molte persone usano per restare motivate. Un altro trucchetto per restare motivati è quello di considerare la tua giornata, la giornata di oggi, separata dal resto delle giornate, dal passato e dal futuro. Pensa solo che esiste questa giornata e che un domani non ci sarà. Hai solo oggi per impegnarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Quando non ti va di fare qualcosa, dici tanto lo faccio solo per oggi. Non dire lo farò domani, di lo faccio solo per oggi. E poi il giorno dopo lo faccio solo per oggi. Pensa che una volta aver fatto quella task che magari ti stancherà, non la dovrai più fare, te la toglierai di mezzo. Ok, lo faccio adesso così poi ho tempo libero. Questa tecnica mi ha aiutato davvero davvero tanto. Un'altra tecnica può essere quella di pensare che se una cosa la puoi fare in 60 secondi, falla subito. Vedi un pezzo di carta per terra, prendilo, raccoglilo, perché in 60 secondi, in meno di 60 secondi, puoi buttarlo. Fallo subito, non aspettare, non dire lo butterò dopo. Ovviamente questo è un esempio stupido, ma si può applicare in tantissime cose che ti porteranno a essere più produttivo e più motivato. Un'ultima cosa che volevo dirti, che mi ha cambiato totalmente la visione di tutto: tu stai già vincendo, sei già arrivato al tuo obiettivo. Io penso a questo, voglio diventare uno youtuber, per ora non ho grandi numeri, ma se penso che già una persona, una singola persona che non conosco, estranea, ha guardato un mio video, ha messo mi piace e si è interessato a questo mondo, magari mi ha anche fatto un complimento nei commenti e io ho raggiunto quella persona con quel video, allora sto già vincendo. Noi sottovalutiamo le persone, pensiamo voglio arrivare a 1 milione di iscritti, a 3 milioni di iscritti, ma già una persona estranea, stiamo cambiando la vita di una singola persona, è tantissimo. Figuriamoci di 1000, 2000 o 3000. Pensate a quello che avete adesso per motivarvi ad avere qualcosa che non avete. Quindi ragazzi, per questo video finisce qui. Io vi ricordo come sempre che ogni giorno alle 13 su questo canale esce un nuovo video, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica e quindi nessun video. Poi se volete supportare il mio duro lavoro e far sì che questo video venga visto da più persone possibili, lasciate un like. Noi ci vediamo come sempre a un prossimo video.